Venne qui Fiorenzo e dirmi: ho intenzione di fare una maratona che tocca tutti i comuni della provincia. Io l'ho guardato e ho detto: ma questo è un folle. E poi mi ha detto: no, io adesso ho già studiato un itinerario zona per zona, Casalese, Novese, ho già suddiviso il tutto, ti porterò a vedere la cosa, vedrai che la cosa si può realizzare. In effetti la cosa è partita e ha fatto questo, che secondo me è un Guinness dei primati, perché toccare 200 comuni nella provincia di Alessandria non è una cosa da poco. E quindi il tutto poi si è completato con l'uscita di questo libro. Io vi ringrazio per essere venuti, per aver accolto l'invito a partecipare alla presentazione di questo libro, La Corsa che Unisce, che racconta l'avventura che ha fatto Enzo e che ha fatto anche Paolo per tutti i comuni della provincia. Poi ne parleremo in maniera diffusa questa sera, perché è appunto il tema. Mi scuso se ci sono dei piccoli problemi di sedie, non sedie, posti, non posti. Qui abbiamo una caratteristica, facciamo delle cose sempre abbastanza incasinate con il movimento perché la sede è piccola, però questa è la cosa che a noi che abitualmente frequentiamo ci piace, anche perché vuol dire che siamo estremamente flessibili nella gestione dei tempi, degli spazi, e ci divertiamo anche così. Un'ultima precisazione prima di dare la parola a una persona che ha fatto veramente tanto, della responsabilità sulla corsa e poi sul libro, e per dire che come è organizzata la serata. Adesso facciamo la presentazione del libro, abbiamo Pepi che ce ne parlerà diffusamente, c'è Mirko Menna che ci suonerà dei pezzi scelti ad hoc per alcune tappe che sono state fatte, quello che gli hanno ispirato e colpito. Abbiamo dato a Mirko, come si suol dire, carta bianca di scegliersi i pezzi in base al libro, quello che più sentiva vicino a sé, e poi ci sarà ovviamente la cena, e dopo cena, per chi se la sente, senza nessun limite di orario all'inizio e nessunissimo limite di orario alla fine, discuteremo ancora del libro per quelli che magari arrivano più tardi, per quelli che vogliono fermarsi. E se voi, chi invece non è interessato, vuol continuare a parlare, non ci distruggo, perché siamo abituati per altre cose. Buonasera a tutti, come ha detto Franco Gaglian, benissimo da par suo, ci scusiamo un po' per l'aspetto diciamo un po' convulso dell'organizzazione, che non è stato invece la caratteristica, anzi è stato il suo contrario, della stesura di questo lavoro. Per il quale, diciamo, e questo è il motivo per cui io vi ringrazio ovviamente di essere tutti qua a nome dell'Isola Ritrovata, del nostro circolo, ma contemporaneamente vi dico che parlo anche a nome dell'Istituto Storico della Resistenza. Grazie dell'invito, per me è davvero un onore questa sera essere qui a fianco di Fiorenzo, poi c'è Paolo, a dire due parole su questa avventura, ne parlerà direttamente Paolo, e sul libro che è in qualche modo l'espressione. Quindi ovviamente per rimettere le cose in ordine, prima viene l'avventura e il lavoro che hanno, e l'impegno che hanno fatto, che hanno impiegato loro, e poi ovviamente c'è stato il lavoro successivo. Però credo che sia significativo, importante, questo tipo di prodotto, diciamo, questo tipo di manufatto che è un libro, perché mette insieme ingredienti molto diversi che normalmente sono considerati distanti, no? Lo sport, la cultura, l'impegno civile sovente sono visti in ottiche molto, molto differenti. In realtà, se si va a vedere le cose, la realtà è diversa, no? Nel senso che la dimensione civile e sociale dello sport credo che sia un tratto fondamentale, poi penso che una delle finalità proprio, no, dell'associazione WISP sia proprio questo, no? Cioè far risaltare il valore civile e anche sociale dello sport. Però normalmente sono mondi che non si parlano tanto facilmente, quindi la scommessa di questo libro in qualche modo è anche la scommessa dell'incontro tra mondi che normalmente non si parlano, lo sport, la cultura, la storia in particolare, e dall'altra parte una dimensione estremamente importante oggi, fondamentale,
che è appunto quello dell'impegno civile, in particolare legato al tema della legalità, e qui si inserisce la questione di Libera. La seconda scommessa di questo libro è un punto interrogativo che ci siamo fatti tutti. Io devo dire che non ho partecipato ed ero assolutamente ignorante dell'avventura che avevano appena costruito Fiorenzo e Paolo. E tramite Carla ho avuto la possibilità di conoscere Fiorenzo, che mi ha raccontato anzitutto quello che aveva combinato, il modo in cui è stato progettato questo tipo di avventura, il modo in cui è stato realizzato. E quindi questa è stata per me una scoperta. Io sono entrato dall'esterno, diciamo, dentro questa avventura. Nell'Appennino, appunto, Ligure, c'è tutto il soffisso Ligure nella Val Volvera, però siamo in Piemonte, abbiamo raggiunto il comune più alto della provincia, che è Carrega Ligure, a 956 metri di altezza sul livello del mare. Un paesino che ha la caratteristica di essere proprio al confine con le quattro province e le quattro regioni, quindi lì c'è un incrocio magico, direi, di lingue, di culture diverse, che sono anche un'altra ricchezza che abbiamo voluto riscoprire in questo viaggio, ecco, questo angolo che è ancora Piemonte, però la parlata è tipicamente genovese, se si va sull'altro versante si sente già un po' di piacentino, ecco, e quindi è particolare e curioso anche. E un altro aspetto di questo viaggio è stato appunto sentire anche la differenza di questi dialetti che cambiano da vallata a vallata. È stato quasi un piacere sentire cambiare la musicalità delle parole durante questo viaggio. È una riscoperta che abbiamo potuto apprezzare nei giorni in cui facciamo questa esperienza. Un omino con le ruote contro tutto il mondo, un omino con le ruote contro l'isola, e va su ancora, e va su. Viene su dalla fatica e dalle strade bianche, la fatica muta e bianca che non cambia mai, e va su ancora, e va su. Qui da noi per cinque volte, poi due volte in Francia, per il mondo quattro volte, contro il vento due, occhi, miti e naso che divide il vento, occhi neri e seri guardano il pavè, e va su ancora, e va su ancora, e non c'è tempo per fermarsi, per restare indietro. La signora senza ruote non aspetta più un omino che non ha la faccia da campione, con un cuore grande come l'isola, e va su, pedala, ancora, pedala, e va su. Il nostro anniversario non è sul calendario, perché di matrimonio non si parla tra noi due. Diverso è il tuo cognome, ma uguale abbiamo il nome. Noi ci chiamiamo amore, tutte e due. Amore senza data, senza carta bollata. Ti sposo ogni mattina e tu rispondi sempre sì. Il nostro anniversario è tutto il calendario, pieno di feste senza lunedì. Al nostro matrimonio milioni di invitati, e come testimoni tutti gli altri innamorati. Noi non ci giuriamo niente, perché non c'è bisogno.
bisogno, con un contratto non si lega un sogno. Come ti sono grato per questa libertà, la libertà di amarti senza essere obbligato, mia rosa senza spine, mia gioia senza fine, compagna, amante, amica, donna mia. Compagna, amante, amica, donna mia. L'avventura è iniziata, diciamo, nella sua fase, potrei quasi dire, finale, esecutiva, circa 2 anni fa. E tu, adesso abbiamo noi tutti pubblicato questo libro, diciamo, no? E, però ho l'impressione che questo libro non serva tanto a mantenere viva quell'avventura, perché raccontando che ci sarà questa serata, tanti si ricordavano di questa cosa, no? Quindi era viva l'avventura. Tu hai anche tu questa impressione, Fiore? Sì, sì, perché molte persone che mi hanno incontrato durante questo viaggio servono un bel ricordo di questa nostra iniziativa, che ha suscitato, diciamo, un po' di perplessità all'inizio, poi piano piano si è capito che era una cosa interessante, perché oltre a unire, diciamo, l'amore per il territorio, c'era questo messaggio di legalità che volevamo portare appunto, e grazie all'Associazione Libera siamo stati veramente felici di essere portatori di questo messaggio di legalità, perché era importante far risaltare il lavoro di questa associazione, che sta lavorando molto bene anche in provincia. Noi abbiamo fatto anche una piccola raccolta fondi proprio per il primo bene confiscato in provincia alla mafia, che è a Bosco Marengo, e quindi anche questo è stato un elemento per andare, diciamo, a tenere alta l'attenzione al popolo, per renderlo, diciamo, partecipe di queste forme di difficoltà che ci possono essere a recepire questi messaggi. Ecco, insomma, il messaggio che volevamo lanciare, questo messaggio di legalità e di unione, diciamo, che volevamo rappresentare, è stato l'elemento che ha unito tutti i comuni della provincia. Ecco. Niente. Va bene, ascolta più. No, tra l'altro, Fiorenzo, allora diciamo una cosa: tra l'altro il libro lo presentiamo qua, perché c'è una ragione, perché questo circolo ha, come prima la Carla, ha delle pesanti responsabilità in questa avventura, no? Raccontiamo un attimo anche l'inizio, prima di partire poi dal 16 sulla prima tappa. Appunto, ho voluto presentare qua questo libro perché questa è un po' è stata la culla di questa idea, che è nata quasi 3 anni fa. E da qua sono partite le prime collaborazioni, appunto, con Carla, alla quale ho esposto questo progetto, e Carla poi mi ha parlato della possibile collaborazione con Franco Gagliani, che voglio ricordare il presidente territoriale della UISP, e quindi abbiamo iniziato a discutere di questo progetto, sulla sua fattibilità. C'era da parte mia questo desiderio di portare questo messaggio di legalità, e appunto la collaborazione con Libera, diciamo, ha chiuso questo cerchio, dando, diciamo, oltre al desiderio personale, a dare anche una funzione pubblica a questa nostra iniziativa, ecco, non solo passione sportiva, ma anche passione e impegno civile, ecco. Riscoperta del territorio, ma anche riscoperta dei valori della legalità. In tutto questo anche per celebrare il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, e che abbiamo voluto ricordare in questa maniera, ecco. Quindi, allora, adesso sì, perché è nata in realtà, mi dicevi, perché era l'anno del 150° dell'Unità d'Italia. L'idea originale era questa, no? Un atto che unisse la provincia in unione, esatto, dell'Italia. Esatto, un atto che unisse tutti i comuni, proprio per dare un senso di appartenenza a una comunità, un senso di rispetto anche alle istituzioni, ecco.
anche qua è importante dare il giusto rispetto alle istituzioni, quindi era proprio voluto il passaggio e la sosta davanti ad ogni municipio di ogni paese, proprio per sottolineare il senso di appartenenza e il senso delle istituzioni, era un po' questa, proprio nell'anno del 150° anniversario dell'Italia. Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte e pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Sorge il sol dell'avvenire. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore e il braccio per colpire. Dalle belle città date al nemico, fuggi mondi su per l'aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, gettammo i muscoli e i cuori in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, degli abbistenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge della fede. È la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue è il color della bandiera, siamo d'Italia l'amata e forte schiera. Sulle strade dal nemico assediate, lasciammo talvolta le carni straziate, provammo l'ardor della grande riscossa, sentimmo l'amor per la patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, di abbistenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir, e quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. Uno degli aspetti interessanti di questo percorso, e veniva sottolineato adesso da Fiorenzo, è rendersi conto di come a seconda dei cambiamenti delle zone, cambiamenti delle parlate, la nostra provincia in realtà è estremamente variegata, non ha un vero e proprio centro, gli alessandrini non me ne vorranno, io sono acquese, quindi lo dico volentieri questo aspetto, no? Che Alessandria fa un po' fatica a fare da collante, però è un aspetto particolare, la nostra provincia è considerata una provincia di confine da tutti i versanti la si guardi, no? Quindi questo... Il titolo che Fiorenzo ha dato a questo progetto è quanto mai, come dire, paradossale e provocatorio, l'idea di unire territori che si sono nella storia sempre vissuti come distanti, se non addirittura in contrasto. Sarà quest'aria o questo cielo azzurro, sarà la nostra storia di formaggi e burro, ma cavalcato per i secoli senza le briglie, con angoli sconosciuti, fratelli e figlie, e con un po' di pepe sulla coda e un po' di vino nero, che ne tracciarono l'immensità di un cielo intero, su un'amica.
non aveva ormai più fame, braccia e miseria comperate a buon mercato, eredità l'ascito annunciato e bozze di fango e cuori senza dolore, mille dialetti ad ogni voce un santo protettore. Ma allora è vero che in questo il mondo è sempre uguale, e rende pane al pane, è fiele al fiele. Riesce sola, riesce non da vecchio sospira, a me scosa in gassi, parola nuova. Riesce sola, c'è un tuzzo da venire con comprare. Questi tempi duri come il ferro, di cuori etruschi e di cadaveri riesumati, e dei loro cimiteri ben recintati, a separare il chiaro dall'oscuro, il presente dalla memoria e dal futuro. Ma non c'è un'anima su questa terra che possa dire, io sono l'immobilità, sono il finire. Ci permettevi di restare seduti, mio buon curato, dicevi che la chiesa è la casa dei poveri, della povera gente, però hai rivestito la tua chiesa, tende d'oro e marmi colorati, come può un povero che entra sentirsi come fosse a casa sua. Mi sono innamorato di te, perché non avevo niente da fare giorno, volevo qualcosa da sognare, la notte volevo qualcosa da sognare, mi sono innamorato di te, perché non potevo più stare solo. Giorno volevo parlare dei miei sogni, la notte parlare d'amore. Ed ora che avrei mille cose da fare, io vedo i miei sogni
sparire, ma non so più pensare a nient'altro che a te. Mi sono innamorato di te. Cosa fare? La notte e il giorno mi pento di averti incontrata. La notte ti vengo a cercare. Paolo, per aver fatto questa iniziativa molto importante, che a nostro avviso è forse tra le iniziative che le varie associazioni che aderiscono alla rete di Libera hanno fatto, è forse quella che è arrivata capillarmente davvero dappertutto in tutta la provincia. Libera è una realtà conosciuta a livello nazionale e anche internazionale, ma spesso a livello locale è poco conosciuta, la gente non sempre sa che cos'è, che cosa fa, di che cosa si occupa. Questo è stato invece davvero un bel modo per far conoscere Libera a tutti i comuni della nostra zona e ha portato un messaggio di responsabilità, di cura per e di amore per il proprio territorio, una necessità di voler salvaguardare dallo sfruttamento delle mafie, dal degrado che a volte le mafie portano nei territori. Quindi Libera vuol dire anche questo, vuol dire presidiare i propri territori, fare in modo che le cose belle che ci sono, la ricchezza delle diversità dei diversi paesi non vengano così degradati da un atteggiamento mafioso, dalle infiltrazioni mafiose. Quindi vi ringraziamo moltissimo per questo.